Amici dell'Hockey, buonasera a tutti e benvenuti al patinodromo di Viale Ferrarin in Vicenza, dove tra qualche istante comincerà l'incontro tra i padroni di casa, l'MC Control, Diavoli Vicenza e il Monleale, Sport del Leale. Settima giornata del campionato di Serie A, Gnocchi in Line. Adesso Oggi che resiste a Lusignani, ancora Oggi lungo la balaustra, servito Nicola Frigo, sguscia tra due avversari e poi tenta un tiro sul finito, però alle spalle di Grando sulla balaustra, ancora Diavoli, Nicola Frigo. Servito Pace, gran tiro di Pace e finisce direttamente in rete al minuto 13:52. Priorità nel ricordo per l'uscita di Delfino per gomitata sulla, quindi in panca puniti. Ed è adesso il tiro da parte di Novelli sul secondo palo, finisce in rete. Rientra quindi Andrea Delfino, recuperando quindi la parità numerica delle squadre in campo. Pesofa centropista, vinto dai Diavoli Vicenza, che con lo stesso Delfino sul primo palo va a segnale il secondo gol. Vanno avanti il Monleale adesso con Faravelli. Faravelli è finito a terra prima nell'azione precedente, su contrasto con Andrea Delfino, tutto regolare secondo il direttore di gara. E ancora Delfino centrale sulla Grando, ma il disco per un millimetro finisce tra le gambe. Servito Sigmund, Oggi Delfino non molto convinto direttamente in porta, respinto facilmente questo tiro, questo è molto più convinto invece, tiro di Delfino, va direttamente in rete e quindi quarta marcatura per i Diavoli Vicenza. Ricordo 4-1 in favore dei padroni di casa. Adesso Cantele dietro la propria gabbia. Servito adesso Sigmund tenta un tiro, ma c'è Faravelli di mezzo e quindi gli riesce però fare questo assist ad Andrea Delfino, che va sul secondo palo di gran carriera. Il Grando nulla può su questo 1-2. E il Monleale è cambiato, è entrato Federico Cusin al posto di Nicolò Grando, quindi abbiamo Cusin adesso, estremo difensore del Monleale. Adesso Pace si accentra, tiro sul direttamente, raso terra, nulla può. Il portiere Lorenzo Campulla, ora Sigmund. Lorenzo vede Delfino dietro la gabbia, Delfino però cerca di servire Campulla, si intromette per un attimo Cantaruti, ancora però possesso da parte di Diavoli Vicenza con Francesco Campulla, vede sullo slot Sigmund, ma è Delfino che mette in rete sul secondo palo. Uso davanti allo slot sulla balaustra, si lotta Zancanaro, libera Pagani, trova spazio in back su Lusignani, opportunità questa da parte del Monleale, ha trovato una buona, orchestrato una buona soluzione, spazio però ovviamente dall'altra parte dove Andrea Delfino trova campo libero. Lo fa in questo momento con Novelli, che va direttamente a impegnare le protezioni di Michele Frigo. Va per Azzelli, però intercettato la linea di tiro da Andrea Delfino. Vede Sigmund davanti alla porta. E finisce proprio il puck, credo, per qualche centimetro dentro nello specchio della porta. Andrea Delfino.
riprendiamo con questo ingaggio a centropista. Sempre Andrea Delfino sul secondo palo, dopo un'azione velocissima in attacco, come il suo solito. Interviene Cantarutti, ancora Sigmund fa vedere quello di cui è capace, a servire Francesco Campulla, trova un po' di spazio, adesso è Centofante, Lorenzo Campulla nel spazio ed è tiro sul secondo palo di Centofante.